Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere le nostre decorazioni autunnali. Diciamocelo tutto, io in realtà adoro quel periodo tra la primavera e l'estate in cui si può iniziare ad andare al mare perché c'è un bellissimo tempo, ma non c'è ancora quel caldo torrido che ti costringe a sudare ogni minimo movimento che fai. Quindi quello in realtà è il mio momento perfetto dell'anno. C'è però il fatto che io sono nata in autunno. Ebbene sì, sono nata a fine settembre, quindi l'autunno era già iniziato, insomma. Nonostante non mi piaccia particolarmente questo periodo dell'anno, come clima intendo, mi piace però addobbare la mia casa con dei semplici tocchi, niente di sconvolgente né di particolarmente vistoso, ma mi piace fare quelle piccole cose che possono rendere la mia casa un pochino più calda. Ecco, questo è il periodo dell'anno in cui rinizio ad accendere le mie candele perché si riniziano a chiudere le finestre, quindi i profumi e le essenze delle candele comunque rimangono all'interno della casa. Questo è proprio quello che mi ha portato a costruire il centrotavolo autunnale che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua ragazzi, semplicissimo, davvero molto molto semplice quest'anno, però lo volevo proprio così e adesso vi lascio al video per capire come l'ho fatto. Quindi molto semplicemente un centrotavola con la mia candela alla cannella, buonissima, con un profumo inebriante, veramente veramente buona. E tutti gli altri addobbi che abbiamo in giro per casa invece li abbiamo messi e li abbiamo sistemati con le bambine. Ieri pomeriggio ci siamo divertite, è stato un momento insomma da stare insieme, un po' come quando si fa l'albero di Natale, si addobba la casa per Natale, loro adorano questa cosa, quindi mi piace fargliela fare anche per l'autunno e poi con l'arrivo della primavera, insomma facciamo sempre qualcosina per Pasqua. Insomma, cerco sempre tutti i modi per coinvolgerle, voi lo sapete. E quindi niente, vi lascio agli altri addobbi e poi vi faccio una specie di home tour finale. Thank you.
Questo dovrebbe essere il nostro angolino terrificante. Abbiamo messo il teschio luminoso dentro la gabbietta, come ogni teschio che si rispetti. E lui si accende, quindi dà questo effetto un po' strano, soprattutto la sera con le luci spente. Le bambine adorano questa cosa qua, ci giocano un sacco. E quindi niente, le due lanterne sono opzionali, nel senso che in questo momento sono lì, ma poi possono essere spostate. Poi Matilde ha premuto tantissimo per appendere la strega al nostro pilastro. L'anno scorso ce l'avevamo fuori vicino alla porta, quest'anno l'ha voluta dentro e quindi l'abbiamo sistemata lì. E poi abbiamo messo queste ghirlande fatte, sono in realtà delle lucine. Ancora non ho messo le batterie perché non so se farle accendere o meno, ma anche così diciamo che rendono abbastanza l'idea. E poi ho applicato delle semplicissime foglie secche a quello che era il nostro cespuglio cadente finto naturalmente. Non lo so, non volevo lasciarlo completamente verde perché l'autunno è fatto di tanti colori e quindi volevo un attimino renderlo appunto più autunnale. Non me la sono sentita invece di togliere i fiori qua sopra perché mi sembrava spoglio il pilastro senza di loro, quindi ho preferito lasciarli comunque. Qua invece nella zona della televisione abbiamo appoggiato semplicemente una zucchetta di quelle luminose, proprio stile Halloween all'ennesima potenza. Non ho voluto mettere tantissime cose perché già ne ho diverse in giro, di altri tipi che anzi credo andrò a eliminare a breve. Questo e questo sono due portacandela. Non lo so, ci piacciono un sacco. Sono la zucchetta con all'interno della bocca il gatto nero e il ragnetto. E invece, dentro quest'altra gabbietta, che è la gemellina di quella dove c'è il teschio, ho voluto mettere un lavoretto di quelli che ha fatto Rebecca l'anno scorso a scuola, che era troppo carino e mi sembrava ingiusto tenerlo chiuso dentro l'armadio. Quindi, questo è il nostro angolino televisione. Abbiamo poi posizionato poche altre decorazioni in giro proprio perché non volevamo esagerare, quindi abbiamo attaccato il nostro pipistrello, il nostro amichetto qua vicino alla porta, il nostro ragnetto simpaticissimo qua sul pilastro a fianco alle nostre regole della famiglia sempre presenti. E invece da quest'altra parte, nell'altro muro, abbiamo messo la nostra zucca col cappello che brilla e sbrilluccica a seconda di dove la si guarda. Per ultimo, in cucina ho appeso due dei nostri grembiulini di Halloween. Eccoli qua. Uno è qui e uno è lì in fondo con il gattino disegnato. E nient'altro, insomma, perché in cucina non ci piace avere troppi troppi fronzoli. L'unica cosa di Halloween che abbiamo qua sono questi due centrotavola, cioè questi due cestinetti in plastica in realtà, quindi non mi piace metterli troppo in giro. Li avevo trovati da Tiger l'anno scorso, quindi adesso credo che qua li andremo a utilizzare proprio qua in cucina per metterci, che ne so, il pane o qualche altra cosina, proprio in questo periodo autunnale. Bene ragazzi, questo piccolo tour dei nostri decori autunnali è finito. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia perlomeno intrattenuto un pochino. Io e il nostro amico qua al teschietto vi mandiamo un grande bacio. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Diglielo ciao!